Weyla, amici delle grandi top! Come stiamo andando, tutto bene oggi? Novità? Fatemelo sapere nei commenti e intanto cominciamo con una nuova classifica dedicata a bambini e ragazzi in tutto il mondo che sono diversi dai semplici bambini che vediamo camminare vicino a noi o sui marciapiedi da lontano. Loro sono nati con qualcosa che li rende unici e che li ha fatti conoscere al mondo. A volte unicità molto belle, altre volte un po' meno. Beh, cosa stiamo aspettando? Se siete seduti o sdraiati o una via di mezzo, cominciamo subito! Karan Singh. Se pensate di essere più alti del normale, eccovi un asiatico che vi dimostrerà il contrario. Karan Singh è il bambino più alto del mondo. Alla nascita pesava 7,5 kg ed era alto 63 cm. Ora supera i 2 metri e ha solo 10 anni. All'età di 5 era entrato nei Guinness dei primati, riconosciuto così da tutti nel mondo. E sapete un'altra cosa? Al ragazzo e alla sua famiglia non frega niente di tenere la riservatezza e altre cagate simili. A Karan piace farsi riconoscere per la sua altezza e vorrebbe ritornare assolutamente nel Guinness dei primati. Il padre e la madre lo sostengono al 100% e proprio quest'ultima è una madre molto particolare. Si chiama Shwetlana, ha 33 anni ed è a sua volta considerata la donna più alta dell'India, con i suoi 2,19 m. Lei stessa è una giocatrice di basket professionista che ha rappresentato il suo paese in numerosi eventi sportivi nazionali ed internazionali. Sembra che il loro problema di altezza sia una cosa genetica. Infatti il gene che si occupa della crescita è leggermente impazzito e dalla madre è passato al figlio. Ma Karan, come detto prima, è contentissimo di questa cosa ed è davvero un bravo ragazzo, a detta da tutte le persone del suo paese. El Hatamiya. Nel 2016 questa bambina è stata proclamata campionessa di sollevamento pesi giovanile a soli 12 anni. Si chiama El Hatamiya e nonostante il suo visino carino può farvi il culo a stelle e strisce. E per lei qualunque cosa è una sfida. Sin dalla tenera età ha avuto la passione per gli sport. Vive in California e si allena ogni giorno in varie cose, in ginnastica artistica, dove per esempio ha vinto premi importanti. Nel suo tempo libero, piuttosto che giocare alle bambole o stare davanti a uno smartphone ad ascoltare la canzone di Baby Shark, preferisce praticare un'arte marziale chiamata Kwong Nu. Se già adesso che ha malapena 15 anni riesce a fare tutte queste cose, immaginate da grande. E io che la mattina mi sveglio e faccio solo una flessione per alzarmi dopo essere caduto dal letto. Comunque sia, come per tutti i bambini troppo sviluppati e forti, anche i suoi genitori sono stati messi in discussione. Tanti pensano sia costretta e che prima o poi il suo fisico cederà. Ma più di una volta la bambina ha sorriso mostrando quanto le piace fare tutte quelle cose. Gaten Matarazzo. Dai, qua sono sicuro che in molti avreste alzato la mano. Se avessi chiesto, sapete chi è Gaten Matarazzo? Molti lo conoscono come Dustin. Quelli che invece ancora non l'hanno visto sicuramente non avranno la minima idea di cosa parlo, quindi ve lo dico subito. È uno dei protagonisti della famosa serie TV Netflix Stranger Things. Sì, quella con i mostri e i bambini che se ne vanno in giro da soli come se i genitori quasi non esistessero. In pochi comunque sanno della malattia di Gaten. Questo attore talentuoso è nato con un problema chiamato disostosi cleidocranica. È una malattia congenita di tipo ereditario dovuta a una mutazione genetica. A causa di ciò, alla maggior parte delle persone non si sviluppano i denti o addirittura rimangono i denti da latte di quando erano piccoli, impedendo la crescita ad altri. Infatti l'attore ha mostrato più di una volta la sua dentatura irregolare al pubblico, diventando così un idolo per chiunque soffra di questo problema. Ci sono stadi peggiori che possono interessare anche tutte le ossa del corpo, impedendone lo sviluppo e non permettere alla persona di avere movimenti fluidi e normali. Gaten si ritiene fortunato a non essere ad uno stadio così avanzato e che grazie all'aiuto di un trattamento speciale sta mettendo a posto i suoi denti poco alla volta. Ok, prima di continuare con la top mi fermo un attimo per farvi una piccola domanda. Visto che spesso ho fatto video sui bambini speciali da ogni parte del pianeta, riuscite a ricordarvi il nome di questa bambina? A. Janet. B. Naratana. C. Narayana. Se non ricordate il nome, andate direttamente alla fine del video e intanto continuiamo. Alexandra Siang. Questa ragazzina filippina è diventata famosa grazie a TikTok e Instagram per il suo aspetto, ma la sua storia è molto più complessa di quello che possa sembrare, perché in realtà ha 14 anni, nonostante il suo viso ne dimostri al massimo 9. Questo lascia sconvolte tantissime persone, ma in pochi sanno la causa di questa cosa. Lei è nata con una malattia chiamata istiocitosi a cellule di Langerhans, che non fa sviluppare alcune parti del suo corpo, in questo caso il viso e l'altezza. Il resto ha già superato da molto l'età della pubertà.
Questo inizialmente la spaventava molto, ma dopo ha cominciato ad accettare la situazione, specialmente quando tantissimi giornalisti volevano scattarle delle foto e metterla su famose riviste di moda. Insomma, cominciare a guadagnare già una giovane età come la sua non era male e la fama piano piano la stava rendendo felice. Il suo futuro ormai è segnato, lei vuole fare assolutamente la modella di professione. Steve e Eddie Ahern. Questi due gemelli vivono nel Connecticut e sono nati con la sindrome di Prader-Willi, una malattia che impedisce alla mente di controllare la fame nel soggetto. Infatti i due gemelli non smettono mai di mangiare perché il loro cervello non riesce a dargli un freno. Hanno solo 12 anni eppure sembrano dei ragazzi. Il loro problema non è solo la fame insaziabile, ma anche l'autismo grave di cui soffrono. L'unica persona al mondo con cui riescono a relazionarsi è la madre. Il padre è andato via a vivere da un'altra parte con i loro fratelli, che fortunatamente sono nati senza problemi. Sono più di 2 anni quindi che la madre deve nutrirli quasi 24 ore. Più di una volta si sono ritrovati a bere detersivo e mangiare spugne per lavare i piatti. La madre ha poco tempo per fare qualsiasi cosa nella vita e deve tenere i figli molto spesso lontani dalle persone, perché i loro scatti di rabbia per la fame sono alquanto spaventosi. Più di una volta si è ritrovata a dover raccogliere pezzi di piatti o vasi rotti per terra. Ancora non esiste una cura, quindi la loro vita sarà molto difficoltosa andando avanti. Famiglia di lupi mannari. Una mamma e i suoi 2 figli soffrono della cosiddetta sindrome del lupo mannaro. Questa è la famiglia Budatok in Nepal. Hanno peli in eccesso in viso e su ogni parte del corpo e per questo sono in cura in un ospedale della capitale, seguiti da un'equipe medica specializzata. Questa sindrome è presente sin dalla nascita nella madre, che si chiama Devi Budatok, di 40 anni. La figlia Manjura e i figli maschi Niraj e Mandira ovviamente lo hanno preso da lei. Shankar Manrai, il chirurgo che sta seguendo la famiglia al Kathmandu Model Hospital, ha sottolineato come la rara mutazione genetica potrebbe essere stata trasferita sicuramente dalla madre ai figli. Quest'ultima, a parte il fatto che abbia continuato a fare figli nonostante avesse visto sto problema, ha ripetuto più volte che è preoccupata dei suoi bambini e su ciò che gli altri gli fanno ogni giorno a scuola. Spesso sono presi di mira e offesi, ci sono periodi in cui nemmeno ci vanno per la vergogna. Il dottore fortunatamente ha detto che con un trattamento laser specifico sarà possibile rimuovere ogni traccia di pelo in eccesso, ma sarà un'operazione molto lunga e meticolosa. Jackson Strong. Quando un bambino nasce con qualche parte del corpo importante che manca, diventa dura la sopravvivenza, anzi quasi impossibile. Specialmente se a mancare è metà del cranio, come per Jackson Strong, nato appunto con questo problema chiamato microcefalia, che consiste in uno sviluppo ridotto del cranio. Questo può dipendere da alcuni eventi accaduti durante i mesi di gestazione che hanno coinvolto la madre. Comunque sia, le probabilità di sopravvivere sono basse, eppure Jason è arrivato a superare i suoi primi 4 anni senza quasi nessun problema. Molto spesso avere la microcefalia vuol dire soffrire di ritardi mentali, ma forse in questo caso non sarà così, chi lo sa. I dottori avevano detto alla madre sin da quando Jason era dentro di lei che era meglio fermare la gravidanza. Ma sia quest'ultima che il marito non hanno mai voluto smettere di credere nel figlio, che ha sorpreso tutti quanti, riuscendo a sopravvivere anche se deve sempre stare attento alla testa. Con questo concludiamo! La risposta alla domanda che vi avevo posto era Narayana, la bambina biancaneve della Siberia. Spero il video vi sia piaciuto, mettete un mi piace in questo caso e commentate. Se non siete ancora iscritti allora iscrivetevi e noi ci sentiamo alla prossima gente, sempre qua al solito posto.